Ciao, sono qui. Oddio, te... il cane! Ripassati giù, passati. Tutto ok? Mi sa che sono inciampata. Sì, su una bomba atomica. Tutto ok? Sì, tutto bene, grazie. Scusami, sono un disastro. In questo periodo me ne stanno capitando di ogni. Vabbè, a tutti capita un momento, no, tranquillo. Ma magari fosse solo un momento. Lunedì mi hanno rubato la macchina. Martedì sono rimasta chiusa in un ascensore per 18 ore. Giovedì mi hanno licenziata e venerdì mi si è allagata la casa. Vabbè, però mercoledì te la sei spassata almeno, no? Mercoledì ho rotto il telefono. Ecco, appunto. Tutta colpa di quella maledizione. Quale maledizione? Settimana scorsa sono uscita con il ragazzo di una specie di maga. Io naturalmente non sapevo che lui fosse fidanzato, ma quando lei l'ha scoperto mi ha fatto il malocchio. Mia nonna mi ha anche dato questo antico talismano per contrastarlo, ma evidentemente non è abbastanza. E se fosse questo a portare sfiga? Oddio. Dici? Ma dai, non sto scherzando! Cioè, ma veramente credi a questa roba? Guarda che se sei positiva il mondo ti sorride. Se invece sei negativa, te la stai a cercare. Funziona così. Sì, ma allora come ti spieghi tutte le sfortune di questi giorni? Nel senso che con questa storia del malocchio vedi solo quelle negative e magari tralasci quelle positive. In effetti mi sono successe delle cose positive. Ad esempio, oggi venendo qui ho trovato subito parcheggio. Vedi? Ieri ho preso 30 ad un esame difficilissimo. Lo vedi? E domenica è nata la mia nipotina. Perfetto. Hai proprio ragione. Sì. Grazie, Matteo. Prego. Dove vai? Beh, devo essere e pensare positiva, no? L'hai detto tu e senza offesa. Però penso di poterne trovare uno più bello, più simpatico e meno inquietante di te. Grazie, Matteo. Prego. Ciao. Elena! Il talismano!